Arte, danza, musica e canto, i colori che hanno animato ieri sera nella Basilica di Santa Croce una delle giornate del novenario dedicato a San Vincenzo Romano in vista della festa liturgica il prossimo 29 novembre. Organizzato e promosso dall'Associazione Vibrarte in collaborazione con Chiamami per Nome, Quadri di Santità ha inteso dare vita e forma a cinque virtù sociali riferibili all'azione pastorale di San Vincenzo, elaborate dalla docente Elvira Scognamiglio e trasfuse in quadri scenici inclusivi, arricchiti dai contributi artistici della pittrice Raffaella Vitiello. Adoperandosi per il riscatto dei torresi caduti in schiavitù dei corsari, compie un gesto di alto valore umanitario che non può sfuggire alla popolazione e che guadagna i cuori di tutti alla causa del Vangelo. Chiamami per nome e vibrarte. Questa sera uno spazio artistico ma anche sociale inclusivo che è già stato presentato in onore del nostro parroco santo San Vincenzo Romano in occasione della Notte Sacra. Ai nostri microfoni il garante dei disabili e il presidente di Chiamami per No. Quadri di santità, quindi sempre inerente alla tematica di San Vincenzo Romano. Spesso parliamo di amore, ma è diventato solamente un inciso, quindi solamente un ritornello. Nella praticità, ecco, purtroppo spesso metto anche la mia persona, viviamo poco di amore. Dobbiamo ritornare ad essere umani. L'umano è guardarsi negli occhi, abbracciarsi, confrontarsi e quindi si cresce soprattutto anche in questo, nel confronto con gli altri. La realtà della disabilità è appunto inclusione. Noi siamo fieri dei nostri ragazzi perché stiamo facendo di tutto per rendere quanto più inclusive possibile in questa realtà sociale. Quindi praticamente da quando stavano, diciamo, spesso sopra le proprie case, senza quasi mai muoversi, ora grazie alla nostra realtà stanno vivendo momenti indimenticabili. A fare da cornice il Red Choral Gospel diretto dal maestro Angela Camilleri.